Eccoci qui e benvenuti alla seconda puntata dell'Alecova Bricks Club. Sono in compagnia di un fantastico set Lego e parliamo del set del bonsai, set 10281, 878 pezzi, set che fa parte della linea 18+, e come possiamo vedere facente parte anche della Botanical Collection. Io direi che non vedo l'ora di montarlo, non vedo l'ora di costruirlo, ma soprattutto prima dobbiamo dedicarci all'unboxing del set. Quindi andiamo direttamente ad unboxarlo. Eccoci qui che andiamo nel dettaglio a rompere i sigilli. Ovviamente questa è un'operazione un po' che tutti, insomma, i grandi collezionisti Lego cercano sempre di salvaguardare la scatola come meglio si può, ma sappiamo bene che è sempre complicato. Molti preferiscono i sigilli applicati un po' con lo scotch Lego piuttosto che questo. Noi cerchiamo di fare ovviamente del nostro meglio. Eccoci qui. Perfetto. E voilà. Andiamo ad aprire, vediamo tutto il contenuto. Eccoci qua, scatola vuota. Perfetto. Andiamo a vedere le buste. Allora, busta numero 1. Poi abbiamo busta numero 2, eccola qui, busta 3, questi pezzettini piccolini, eccola, e poi ovviamente abbiamo busta 4, che ci fa già vedere un po' di fogliame, un po' di vegetazione, busta 5, che già ci prepara questo fantastico elemento che hanno utilizzato per fare il bonsai in fiore, questi elementi rosa sfruttando il pezzettino della rana, fantastico, fantastico, davvero geniale. E poi l'ultima busta, busta 6, con tutto il resto, diciamo, sicuramente questa è la base del Lego. E niente, qua abbiamo, eccoci qua, i due pezzettini di sfuso accompagnati, che probabilmente serviranno per le radici, molto molto interessanti anche questa come tecnica. E poi abbiamo il nostro manuale, il nostro kit di istruzioni, e ora non ci rimane che andarla a montare e a goderci il montaggio.
Ed eccoci qui col nostro bonsai completo e finito. È chiaro che già si può vedere come sia un complemento d'arredo, come sia un giocattolo fantastico e perfetto. È davvero apprezzabile il colpo d'occhio che abbiamo su questo set. E sicuramente quello che vi posso dire è che la parte più divertente nella fase di montaggio è stata senz'altro la base in legno, perché mi ha ricordato le vere costruzioni Lego, mentre ci sono stati un po' più di complicazioni ovviamente per via dei piccoli pezzi, no? Durante la fase della costruzione del bonsai o del vaso, ecco, la parte sotto, la sua base, è davvero come costruzione è stata più che appagante. Noi abbiamo scelto di ovviamente di farlo nella sua versione classica con le foglie verdi, però c'è anche la possibilità di crearlo con i boccioli di ciliegio colorati di rosa, quindi ovviamente questo è anche il bello del set. Se uno vuole può decidere se costruirlo così nella sua versione classica oppure cambiargli colorazione. Devo dire che a seconda ovviamente dello sfondo, della propria camera, del proprio ambiente, è bello proprio che le persone possano decidere quale secondo loro è la costruzione migliore da fare. Quindi questo senz'altro è davvero un ottimo punto. Sotto il profilo del livello della difficoltà di questo set, le istruzioni vanno via lisce e il set è di certo è comunque un set che si adatta poi a un costruttore più inesperto, così come un collezionista, un costruttore più esperto. Cambia ovviamente solo il minutaggio. Quello più esperto ci metterà tre quarti d'ora, un'ora, mentre, come più o meno ci ho anche impiegato io, quello un po' più inesperto potrebbe addirittura impiegarci un'oretta e mezza, ma non mi sento di dire che è un set che duri più di 2 ore a livello di montaggio complessivo. Grande criticità, ripeto, non ce ne sono. L'unica cosa, e ve lo mostro anche prendendo le istruzioni del set, qui diciamo che ci sono certi punti dove ovviamente sia le variazioni di colore del marrone o del verde, quindi verde scuro, verde chiaro, marrone scuro, possono rappresentare un elemento di difficoltà. Se uno non sta particolarmente attento, ecco, il rischio in quella fase lì è proprio quello di sbagliarsi e quindi diciamo far incappare in un piccolo errore che però, voglio dire, basta un minimo di attenzione per sovvertire il problema e continuare con la costruzione. Ci tengo davvero tanto a dirvi che questo, appunto, come avevo già ripetuto all'inizio, questo set fa parte della Botanical Collection, è una serie proprio uscita a inizio 2021. Assieme al bonsai potete trovare anche il mazzo di fiori e l'uccello del paradiso. Il primo si caratterizza perché ci sono, diciamo, i fiori, però dovete metterci voi, diciamo, il vaso. Il secondo invece è già completo e corredato di tutto e quindi è un'ottima linea, un ottimo set che comunque la Lego è stata capace di introdurre e quindi di innovare. Complessivamente, per concludere, mi sento di dare davvero un bel 8 su 10 a questo set perché li merita tutti. È chiaro che non siamo di fronte a un set da 2000-3000 pezzi che ti lascia proprio sbigottito, però se volete, diciamo, divertirvi, rilassarvi con una costruzione, ecco, questo è davvero un ottimo set. E a questo punto non vi lascio, insomma, sono davvero contento di avervi fatto questa recensione. Per qualsiasi domanda, quesito, scrivetemelo sotto, io risponderò il prima possibile a tutte le vostre domande e le vostre richieste di chiarimento. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere assolutamente mi piace al video e ora vi lascio sempre sul bonsai con una grande chicca per voi, una grande sorpresa per voi da parte di Alessandro. Oh, buongiorno ragazzi, bentornati. Ecco la sorpresa della quale vi parlavamo. Abbiamo illuminato il bonsai. Già di per sé questo set della Lego è un oggetto di arredamento bellissimo. Noi gli abbiamo dato un tocco in più aggiungendo anche l'illuminazione. Per fare ciò abbiamo usato questo kit di luce LED di Lightail, spero di averlo pronunciato bene il nome, che può essere alimentato in vari modi. Un modo può essere quello del suo adattatore, compreso nella confezione, che contiene due pile stilo, nella quale andrà inserito ovviamente la presa USB delle luci e potrà essere acceso e spento tramite il comodo pulsante posto nella parte posteriore. Ovviamente tutto in stile Lego. Oppure tramite power bank, come abbiamo fatto noi, di questo power bank potete trovare la recensione qui sul canale. Ma noi abbiamo fatto qualcosina in più. Lo abbiamo reso anche smart, ovviamente questa è una rubrica di Lego e Smart insieme, quindi non poteva mancare. Abbiamo usato questa presa smart plug di Meros,
Nello specifico ho usato questa perché è compatibile Apple HomeKit, infatti vedete c'è il codice davanti, perché qui tutto nel nuovo studio è gestito dal sistema Apple HomeKit, ma voi tranquillamente potrete adoperare qualsiasi altro tipo di smart plug, anche quelle più piccole che occupano meno spazio. L'importante è che usiate anche questo adattatore USB per poterci poi collegare il cavo del kit di Lighttail. Ovviamente non deve superare 5 volt per non bruciare le luci. Comunque adesso andiamo a vedere come configurare la presa di Meros, vi farò vedere un attimo come abbinarla all'applicazione e faremo anche delle prove vocali con Siri e con Alexa. Vediamo adesso come configurare la presa Smart Plug. Io lo farò dall'applicazione di Meros, ma volendo voi potrete farlo anche direttamente dall'applicazione Home di Apple. Lo faccio l'applicazione di Meros per chi non ha Apple HomeKit. Installate l'applicazione di Meros, registratevi con i vostri dati e ricordatevi perché vi serviranno per configurare la skill di Alexa per i comandi vocali. A questo punto si tiene premuto il pulsante di alimentazione finché non lampeggia in rosso e blu contemporaneo, poi tasto più in alto a destra. Andiamo a cercare il nostro dispositivo, ecco lo smart plug, lui ci chiederà di collegare l'alimentazione, facciamo clic su prosegui, ci chiederà, come vi ho detto io, di tenere premuto il pulsante, noi l'abbiamo già fatto, come vedete la presa lampeggia, quindi clicchiamo su prosegui, gli diamo la versione HomeKit ovviamente perché noi abbiamo quella e ci chiederà di scansionare il codice. Clicchiamo su prosegui e inquadriamo il codice di Apple HomeKit. Ecco, vedete, l'ha già riconosciuta. Facciamo aggiungi a casa. Adesso lui impiegherà il suo tempo per connettersi con l'applicazione. Gli diamo il tempo necessario e poi proseguiamo con la spiegazione. Una volta trovata la presa, ci chiederà dove vogliamo posizionarla. Noi ovviamente gli diciamo studio, clicchiamo su continuo e diamo il nome alla presa. Ci chiederà di dare un nome. Noi la chiamiamo bonsai per comodità. Perfetto, clicchiamo su continuo. Ci chiederà come la inquadriamo, noi ovviamente come presa, perché questa è una presa smart plug. Ecco, cliccando su fine e su fatto alla fine la troveremo nella home page di Meros. Da qui potrete già controllarla tramite applicazione, quindi potrete accendere e spegnere le luci del bonsai tramite l'applicazione e, se avete configurato la skill di Alexa, anche vocalmente con Alexa. Infatti vedete, cliccandoci sopra si spegne e ricliccandoci sopra si accende. Adesso andiamo a vedere qualche comando vocale per farvi vedere come funziona anche questo sistema. Partiamo con i comandi vocali, partiamo con Siri. Vi ricordo che sulla HomePod Mini non ha ancora la lingua italiana, spero un aggiornamento entro fine anno, quindi gli dirò i comandi in lingua inglese. Hey Siri, turn on bonsai. Ecco, vedete, si è acceso, adesso lo spegniamo. Hey Siri, turn off bonsai. E si è spento, quindi avete visto che i comandi vocali funzionano benissimo. Passiamo ad Alexa, li darò direttamente dall'applicazione cliccando sull'icona accendi bonsai. Vedete, si è acceso, adesso lo spegniamo cliccando di nuovo sull'icona spegni bonsai. Vedete, si è spento. Quindi i comandi vocali funzionano benissimo e potrete comandare l'accensione delle luci LED del vostro bonsai, della Lego, vocalmente, tranquillamente. Adesso direi che abbiamo detto tutto e passiamo alle mie conclusioni finali. Eccoci giunti alle conclusioni. Spero che vi sia piaciuto tutto il lavoro che abbiamo fatto io e Nicolò per rendere questo set della Lego bonsai smart e illuminato grazie al kit di Lighttailing. Noi ci siamo divertiti tantissimo e sicuramente questo bonsai rimarrà qui in studio in esposizione e lo vedrete sicuramente in tutti i video perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Nel caso in cui vogliate riprodurre le stesse cose che abbiamo fatto noi, vi lasciamo i link in descrizione di tutte le attrezzature e i dispositivi che abbiamo usato nel video. Direi che abbiamo detto tutto e quindi vi do appuntamento sempre qui sul canale per un prossimo video. Un saluto da Alessandro Cova.